E noi abbiamo collaborato su tutte le iniziative proposte dal Vicario Generale di Sua Santità Presidente del Vaticano, Cardinale Angelo Comastri, e delle limosiniere della Santa Sede, del Santo Padre, e perché concerne l'accoglienza dei profughi. Noi diamo piena disponibilità, abbiamo deciso di trovare degli appartamenti anche il lavoro, perché non bisogna dare quattro mura, bisogna anche far mangiare la gente. Quando il Papa ci tiene desti, ci risveglia dal torpore, dal guardare, invece è bene entrare dentro la battaglia, entrare dentro la trincea e vivere la vita della carità e della lavoro. Io ero in professionale e quindi sono stato informato tramite WhatsApp. Noi mettiamo il cuore, poi la giuridicità e gli aspetti particolari li stanno vedendo altre persone. Questa nostra parrocchia ha le porte aperte verso tutte le situazioni, qui vengono tutte le persone, non c'è confine, noi abbiamo dal mattino alla sera gente che chiede, che invoca, che vuole essere ascoltata, e facciamo quello che possiamo in base anche alla gente buona che ci aiuta. Non abbiamo neppure l'8 per mille, quindi noi ci impegniamo in questo senso, siamo sempre stati così. Solamente che molte volte non siamo al centro dell'attenzione, se non quando il Papa non esce dalla finestra. Mm-hmm. Noi lo facciamo tutti i giorni nel silenzio, perché l'amore e la carità agisce e si impegna nel silenzio e nell'amore concreto.